Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video su CubeWorld. Nel video precedente ci siamo lasciati con tante ferite da leccare perché avevamo preso un sacco di mazzate contro quel boss, ma in questo video siamo tornati, siamo ancora più forti, siamo ancora più bulloni. E infatti come vedete ho cambiato anche personaggio, ho preso il mio Ranger perché il Rogue non mi piace tanto, non mi ci trovo sinceramente. Quindi preferisco usare il mio Ranger che è anche di livello 11 perché ci ho giocato parecchio, insomma. E quindi siamo pronti per andare a spacchiare la faccia a questo tipo che nel video precedente ci ha dato tante mazzate. Già parto male perché sono caduto. Mi stavano buttando nel vivo dell'azione. Quindi prepariamoci. Siamo qui, siamo pronti. Abbiamo anche il nostro, la Snout Beetle, che sarebbe il mio animaletto preferito. Quindi prepariamoci. Ah, vi volevo far vedere un attimo le abilità del Ranger. Il primo è un calcio alla Chuck Norris, che butta all'aria i nemici e li stunna, quindi li stordisce. Il secondo invece è una ritirata strategica, quindi se lo premo mi faccio un paio di salti indietro e basta. Poi ci sta, vabbè, la mossa normale è con il boomerang, perché uso il boomerang perché è un'arma che secondo me è abbastanza forte, tipo che fa 10 colpi nello stesso momento. E poi la mossa finale mi permette di lanciare due boomerang, ora ovviamente ho gli MP a 0, quindi non la fa. Comunque siamo pronti, siamo carichi. Iniziano già a romperci le scatole, eccoli qua, ma questo prenderà un sacco di mazzate. Boom, è morto già praticamente. Puff, grande, il mio Terminator l'ha distrutto. Mettiamoci le Life Potion alla Q perché le Life Potion le possiamo usare anche mentre ci muoviamo. Dopodiché siamo pronti, siamo carichi, vai, partiamo di mossa finale. E l'abbiamo già stordito, ragazzi. E cominciamo questa nostra battaglia contro il boss. Ci siamo. Dobbiamo fare tutto a schivate e mosse finali, schivate e mosse finali. E Chuck Norris is the way, ragazzi, ricordatevi sempre. Smirciato. Perfetto, dai, dai, dai. È mezz'ora già che lo combattiamo e non abbiamo tolto niente, meno di zero. Continuiamo a picchiarlo. È pure una ragazza, perché... Invece ci fa parecchio male con un suo colpo. Ah, comunque ragazzi, vi volevo far notare che se li colpite da storditi sembra che si becchino più danni. Tipo, ora se ne becca 6, ora che è stordito se ne becca, vedete, 7, 14, poi di nuovo 6. Becchiamoli in faccia. Cacchio, è arrivato un biter, ragazzi. I biter rompono le scatole. Era arrivato un biter. Ok, io mi sto curando. Vedete, le life potion le possiamo usare anche mentre stiamo camminando. Quindi sono ottime per queste battaglie in cui c'è il boss, in cui avete bisogno di curarvi mentre scappate dai suoi attacchi, insomma. Quindi ricordatevi sempre di fare le life potion quando attaccate il boss. Oh, di questo passo mi ci vorrà mezz'ora per ucciderlo, tipo. Abbiamo tolto uno schifettino di vita. Continuiamo a picchiarlo. Forza, ragazzi. Voi tenete duro, fate il tifo per noi. Vai via, nano malefico, sei inutile. Oh, lascia stare l'amica mia. E continuiamo a darci dentro con questa battaglia. Guardate il nostro compagno come lo affronta senza paura, senza pietà. Gli spara in faccia. Gli fa le capriole addosso che ora ha visto di nuovo noi. Infamone. Becca di queste. Attenzione. Dai, continuiamo, continuiamo. Un quarto di vita l'abbiamo tolto. Siamo al 25% del lavoro, ragazzi. Se continuiamo così ci vorranno soltanto altri 40 minuti. Chuck Norris is the way. Continuiamo a resistere. Non demordiamo, ragazzi. Non demordiamo. Oh, c'è qualcuno che mi attacca alle spalle. All'infame. Alla cattiva maniera. Mi distraggo un attimo per toglierci questo scocciatore. Ma no, ma che? Curiamoci, 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 perché? Ah no, ci pensa il nostro amico, vedete? Gli sta mollando tante pizze in faccia e lo uccide per giunta, quindi bellissimo, andiamo a fregare la roba. Ok, il nostro compare è morto, tanto ritornerà tra poco. Non vi preoccupate. Possiamo farcela anche senza di lui per il momento. Chuck Norris. No, non l'ha buttato giù, ragazzi. Ma la nostra final sì, e continuiamo, continuiamo. Questo è il primo boss che combattiamo insieme. Io con questo account ne ho già uccisi un paio.
paio, se proprio volete saperlo, un non morto e uno scheletro enorme. Devo dire che il non morto mi ha dato parecchio filo da torcere, perché era il primo boss che facevo, quindi diciamo che dava un po' le scatole. E l'abbiamo portato quasi a metà vita, dai dai, ci siamo, ci siamo. La sua fine è quasi vicina. No, scherzo, ci vorrà un'altra mezz'ora ancora. O comunque spero ovviamente di farcela entro questo video, perché non vorrei lasciarvi con il finale, insomma, cioè, mentre io picchio questo boss. Poi ci ritroviamo fregati perché finisco il mio quarto d'ora e non posso farvi vedere come muore tra atroci sofferenze dei nostri boomerang che lo tartassano, ragazzi. Chuck Norris, grandissimo. Vi faccio notare che la mossa finale del nostro amico lo blocca, per giunta. Chuck Norris is the way. Continuiamo, continuiamo. È una battaglia lunga, estenuante. Cerchiamo di fargli più male possibile. Ok, a metà vita. Questo mi dice che ci vorranno almeno altri 4 minuti di battaglia. 4 minuti passati così. A meno che non succeda qualcosa di estremamente interessante, non lo so. Se volete mandate avanti, non vi preoccupate. Io potrei anche fermare, cioè vorrei anche fermare e continuare dopo, ma non posso, perché se fermo mi trucida. E poi per riprendere mi trucida di nuovo, quindi mi tocca fare, diciamo, tutto un video così, ragazzi. Lo so che per voi potrebbe essere scocciante, ma se volete godetevi la battaglia, perché ne vedrete poche così. A boomerangato in faccia lo prendiamo. Vedete, se io lo becco alla testa li tolgo anche di più. Però pure lui meno, eh. Oh, 21 addirittura. Chuck Norris! Oh, oh, mannaggia. Oh, mi ha dato 3 colpi di fila. Cercate sempre di colpirlo alla testa, perché gli fa più male, vedete. Momento di lag. Un bel Chuck Norrisato in faccia. Puff. Approfitto per curarmi. Ok, vai, ci siamo. È un terzo della vita, ragazzi. Vuol dire che siamo a buon punto. Continuiamo, continuiamo. Non demordiamo. Oh, oh, ci viene addosso. Chuck Norris is the way, ragazzi. Sempre, ricordatevi. Deve essere il vostro mantra, ragazzi. Quando combattete in questo gioco, ricordatevi sempre il Chuck Norris. Se fate Chuck Norris avete vinto. Puff. Non demorde, eh. Spero soltanto che non si curi a un certo punto, perché sennò veramente siamo... non la finiamo più, cioè. Vai, spara, spara. Ho perso un sacco di vita. Ok, ora ce l'ha con il nostro amico, quindi abbiamo tutto il tempo di sparargli sulle gengive. E un bel calcione nella schiena, insomma. Puffete. Ok. Ah, magari approfitto di un momento in cui sta giù per stoppare e poi riprendere più avanti se non ce la faccio. Perché altrimenti veramente questo qua non lo uccidiamo più. Cioè, dovrei registrare un'ora. E penso proprio che farò così. Quindi la prossima volta che lo butto giù, metto in pausa. Ok, ragazzi, rieccoci. La sua ora è quasi giunta. Ci siamo quasi, manca poco. Vedete, quella vita è talmente ridotta. Dai, ci siamo, ci siamo. Vedete come incassa i colpi. Li sta prendendo tutti in faccia. È questione di momenti ed è morto, ragazzi. Guardate quella vita. È così piccola. È così miserabile. Un Chuck Norris is the way. Ed è ancora vivo. Ma ancora per poco, ragazzi. Perché ora ha doppio boomerang. E vincono. Allora, ci hanno dato 123 di esperienza, ragazzi. Soldi. Questo spirit. Soldi d'argento. Questi sarebbero 40... No, che dico? 400 coins. Benissimo, quindi la nostra prima battaglia contro un vero boss è andata a buon fine.
Quindi siamo soddisfatti, ragazzi. Siamo ancora a livelli 11, però mannaggia, pensavo di essere salito, invece no, per 40 punti schifosi. Vabbè, come avete visto, Boomerang e Chuck Norris are the way. Quindi adesso andiamo a distruggere gli altri nanucci che ci sono qua intorno. Così ci saliamo di livello. Vai, distrutto. Vieni qua, vieni. Vieni, vieni. Pa, Chuck Norris. Sono davvero soddisfatto, ragazzi, per quella battaglia. Ci ha dato un po' di cose. E soprattutto è quello spirit più 17 che è ottimo, perché possiamo potenziarci le armi con quello. Boom! Distrutti. Quanto ci manca ancora per salire? Poco. Fatemi recuperare un po' di vita. Ah, ma quanto sono un abbo? Avevo il letto davanti. Sono andato a spendere. Vabbè, amen. Oh, c'è sto tipo che vuole prendere anche lui mazzate. Noi accontentiamolo con un calcio in faccia. Guacchele. E un altro è fuori, ragazzi. Vediamo che c'è qua. Un altro nanetto schifoso. E anche un biter. Abbiamo tempo di farvi fuori entrambi. Oh, questo mi fa male però, eh. Ah, no, c'ho. Che cacchio? Ma chi è? C'è un qualche schifoso mago che mi sta attaccando all'infame, ragazzi. Oh. Ma che è? E questi qua da dove sono? Che brutta fine, ragazzi. Ci hanno distrutti. Alle spalle. È una brutta cosa, veramente. Ma non vi preoccupate, ci vendicheremo. Puff. Ok, va bene. Ma guardate come si sono incazzati perché gli abbiamo ucciso il padrino. Ricordate il boss. Super boss della mafia dei nani. Beccati questa. Fa fatica. Oh, un attimo di calma finalmente. Dobbiamo fare ancora 10 di esperienza. In 2 minuti e mezzo ce la faremo o non ce la faremo? Vai, buttiamoci ancora nel camion. Nel canyon, volevo dire. Nel camion. Bellissimo. Mi sono perso un po'. Non vedo nani. Lì vedo qualcuno però. E quel qualcuno è un maiale. C'è un maiale. Quando beccate qualcuno dite, tu sei un maiale. Infatti, un calcio in faccia al maiale. Anche un boomerang in faccia. Altri tre maiali. Oh, sì, no, è apparso questo bel nano che vuole mazzate. Quindi accontentiamolo. Addio, nano. Ne dobbiamo far fuori altri due. Forza, ragazzi, forza, ragazzi. E quelli che sono? Oh, quello è un nano e questo è un altro. Guardate, sono giusto, giusto due. Me li sono un po' chiamati, diciamo. Fuori uno. Vai, manca il secondo, manca il secondo. Chuck Norris is the way, ragazzi. Boomala! Perfetto, level up. Oh, ce n'è un altro. Già che stiamo, concludiamo l'opera. Oh, questo è messo un altro. Perfetto. Ok, siamo finalmente soli, recuperiamo un po' di vita. Dormendo. Oh. Il nostro amico ha ancora la mossa finale in carica. Perfetto. Ronf ronf. E siamo ben svegli. Quindi con tutta la vita. Premiamo X e potenziamoci. Allora io direi di sbloccare questa bella mossa. Quindi altri 2 punti alla nostra ritirata. Così al prossimo livello sblocchiamo questo. Quindi learn. E ragazzi, per il momento direi che dopo questa bella avventura cavalchiamo il nostro cosino in direzione Anion City. E ce ne torniamo a casa, ragazzi. Quindi per oggi è tutto. Ci rivediamo nel prossimo video in cui spero di, diciamo, essere pronto per andarmi a mangiare, come abbiamo fatto oggi, scondito questo boss. Ce ne mangeremo un altro. Stavolta lo condiremo. Olio, sale, pepe, peperoncino, quello che volete voi. Lo facciamo bello piccante e ce lo mangiamo. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. A presto!